ragazzi, ultima tappa della giornata. Io, cioè, siamo stati invitati da nome che non ricordo. Lo style lo so perché mi sono messo di fianco. Sono dovuto entrare perché fuori non c'è, perché oggi è la giornata che nessuno li insegna, no? Quindi c'è Lele, uccidimi. Allora, Lu Style, ho detto Lu, pensavo fosse cinese, ho detto Madonna, so dove vado. E invece no, sono due bellissime ragazze che hanno un bel salone, davvero, Gattinara Centro, ho anche trovato parcheggio, quindi sono anche contento. Eccole qua. Nome? Luisa. Esther. Sì. Sta tagliando con le forbici di cartofano per provarle, intanto come vittima sacrificale. Mi ero offerto anch'io di tagliarle, ho detto guarda, te le taglio io, perché ieri mi sono messo e non ho da dire. Allora, da quanto tempo siete qua? Allora, per Gattinara sono 5 anni, però vabbè, oggi tra l'altro... Ascolta, 5 anni e 10 di... Sì, perché sono altri paesi. Sì, ma non vale fare le combo così. Le combo le devi fare con Nelu e non ce li ha. Va bene, 5 più 5, 5 più 5, ok? Va bene, 5 più 5, avete festeggiato. Sì. Magari riusciamo a scordarci, c'è qualcosa da mangiare qua. Tardi, se vuoi, no, io scusa, 10 anni qua doveva essere, no, però c'è il Covid, c'è il Covid. Allora, abbiamo messo l'ultimo appuntamento del venerdì, perché sapevamo... Mangio, no? Dopo ti porto no. Va bene, ok, quindi 10 anni di attività, non è poca in questo periodo che si fa fatica ad andare avanti, e quindi guardando un po' gli stalori, perché non c'è l'insegna? Non c'è l'insegna perché... Sì, dai, sentiamo la cazzata della giornata. Perché non c'è l'insegna? Perché non l'ho mai fatta, e però la farò a breve. Io ripasso a settembre. A settembre non ci sarà più Blue Style, ma cambieremo anche il nome. Vabbè, quindi già... Però intanto ragazzi, maglietta, e quindi tutte e due perfette, lei ha anche i capelli in tinta con la maglietta, quindi perfetto, quindi l'insegna, ok. Menù sono 4 mesi che rompiamo le palle con le combo. Anche la mascherina, scusate, devo far vedere. Ah, anche la mascherina personalizzata, va bene. Questo è branding position, quindi vedi, per fare crescere il marketing. Menù no, non esiste che hai il menù così, perché se te lo vede Lele te lo cartoccia e te lo dice. No, noi siamo molto bravi a proporre, quindi ma tu pensi, va bene, ma tu a voce. E allora con questo qua lo lanciamo in fondo, adesso dopo lo dovrò vedere, adesso io te l'ho toccato e quindi lo devi bruciare perché sono perfetto, anche se loro mi hanno preso temperatura, mi hanno disinfettato, mi hanno messo sulla riga rossa eccetera eccetera, tutto di più, però vedo che invece la vetrina ha investito, è data su ieri sera o... No, è già da un po'. Okay. Poi mi piace questa cosa che a Gattinara, mascherina no, mascherina sì, tutta questa cosa. Qui in salone, cazzo siete ligi, però fuori vedo che c'è questa cosa creativa, tipo Napoli rosso, verde, magari basso, magari sì, no, qui uguale. Ieri invece eravamo zona Codogno, se eravamo con gli scafandri di Ebola, c'è cioè il virus letale, c'è cioè tutta attenzione, anche se di fatto mi sembra abbastanza, a volte è un'altra che passa. Grande Lu, ti saluta Stefano Attuga. Tra l'altro prima eravamo da Roberto Maccon, che ti saluta, e stamattina da Patrizia 8... Studio 8. Studio 8, anche lei, vedete, si conoscono? No, Roberto no, perché Roberto non insegna Galattica, però Patrizia uguale a te, l'insegna nascosta sotto il pavimento. Settembre, mi raccomando, che l'insegna. Quindi, abbiamo fatto una chiacchierata anche di upselling, cross-selling, spero che sia utile, mi dirai se poi ottieni qualche diciamo, risultato, spero di sì, perché se non ritieni è colpa tua. E non no, forse, qualcosa fai. Ok. E poi queste forbici funzionano o no? Le forbici sì, mi piacciono un sacco. Tanto. Yuna, manda rappresentante, sconto 80, te li do quando ce li ho. Poi vediamo. No. No, adesso proprio gli scherzi. Sai che ti puoi iscrivere, le puoi provare, loro per una settimana quando avranno disponibilità te le mandano, così tu te le facciuti per bere sui tuoi clienti e poi decidi. C'è anche la formula di noleggio, eccetera, eccetera. La stessa cosa per la piastra. La piastra invece hai questa cosa un po' particolare, un prezzo esclusivo in questi 2 o 3 giorni che se non decidi poi puoi decidere tranquillamente di comprarla a prezzo pieno da
tale idiota, successiva. No, va bene, dico assolutamente. Adesso io scherzo, però un altro salone ragazzi dove uno entra e si sente tranquillo. Adesso io sì, no, relax, fai vedere anche la vetrina e così dopo. Relax! Ok. Una vetrina estiva, pronta per i solari. Purtroppo quest'anno è un altro. Ci ha fregato un po', però vabbè, pensa a quelli del turismo che stanno peggio, molto peggio di voi. Va bene, perché dovrebbero venire qua? Così facciamo una domanda cattiva. Perché noi siamo specialisti in sfumature. Sfumature? Sì, ok. Tecnica. Cioè, tu sei in sfumature, però c'hai paura a fare sfumature. Beh, sì, dai, nero, total black. Però su di me sì, Ah, ok, no, si vedono. Sì. Tra l'altro non te ne neanche bruciati, sembra così che sei brava. Va bene, quindi io ti consiglio di mettere un nome, un marchio, posizionate su questa cosa, perché così se tu sei specializzata nelle sfumature, la gente verrà qua. E oltretutto, quando tu sarai specializzata e riconosciuta nelle sfumature, tutti gli altri che vogliono fare altro, dato che tu sei il leader in quella categoria, ti riconosceranno anche il leader delle altre, perché quando tu sei il leader di una cosa, già quella fa il sfumatore, cavolo, sarà anche brava a tagliare i capelli, sarà anche brava a colorare normale. Quindi vai in quella direzione e vedrai che avrai i risultati. Bene. A partire dall'insegna. Ragazzi, Gattinara, dove siamo? Corso Garibaldi 59. 59, in faccia c'è un altro, ma queste sono più simpatiche, sono più brave. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.